Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bene, oggi stiamo su due punti, Trinità e bontà. Trinità e bontà. Quindi partiamo tuffandoci un momento nella Santissima Trinità, che è uno dei due misteri centrali della nostra fede, cioè la seconda persona della Santissima Trinità si è fatto uomo in Gesù e ci ha rivelato chi è Dio in sé, Padre e Figlio e Spirito Santo. E cosa significa ciò? È un mistero enorme, che Dio è uno ma tre persone, qualcosa che non possiamo spiegare per intero, ma è un mistero d'amore nel quale ci possiamo immergere, come un oceano. Ti ci puoi tuffare dentro, ma non lo puoi racchiudere in una buca, in un secchiello. È proprio l'amore, una chiave che ci aiuta a cogliere una sfaccettatura della Trinità. Avete sentito il Vangelo, il dialogo di Gesù con Nicodemo? Il Padre ha tanto amato il mondo, cioè noi, da dare suo figlio si è consegnato per la nostra salvezza e ci ha donato la vita eterna, lo Spirito Santo, cioè la possibilità di vivere in comunione con Lui. Vi faccio una domanda: chi di voi, se avesse un figlio, un unico figlio, avuto magari dopo tantissimo tempo, chi di voi lo darebbe in cambio di un condannato a morte? Questo è quello che Dio ha fatto in un certo senso. Si è donato per ciascuno di noi, per offrirci a tutti la possibilità di essere salvati in Lui. E l'amore è proprio la chiave che ci aiuta anche a cogliere, come vi dicevo prima, perché Dio è uno, perché è unità perfetta, diceva San Francesco, è comunione. Sapete, quando vedete due persone che si vogliono tanto bene, ti viene da dire, ma che belli, sembrano una cosa sola, no? Ecco, Dio è questa unità perfetta. Mi hanno raccontato una volta che un frate anziano aveva ottenuto di poter accedere agli studi per il sacerdozio, aveva questa spinta nel cuore, ma aveva quasi 70 anni, quindi immaginate, lo studio in facoltà di teologia è stato un po' faticoso per lui e ha dovuto fare un esame proprio su una materia che è trinitaria. E quindi a questo esame gli hanno fatto una domanda che il poverino non si ricordava. Sapete cosa disse il professore? Gli disse: guardi, io questa cosa non me la ricordo, però di una cosa sono sicuro, che quei tre si vogliono un gran bene. E non solo tra di loro, ma poi è un amore che trabocca e ci crea e ci tiene in vita. Ecco, il mistero d'amore della Trinità. E l'amore è anche il punto d'aggancio con il frutto di oggi, al quale ci ha introdotti Padre Angelo, che è la bontà. Ora, cerchiamo allora di cogliere qualche cosa. Lui ci ha parlato di una generosità di Dio e del fatto di una disponibilità di Dio. In effetti, vedete, la bontà che cosa è? Potremmo dire che è quella sfaccettatura dell'amore che è proprio l'amore che si comunica, cioè proprio la pratica dell'amore, il donarsi proprio concreto. Se ieri abbiamo visto la benevolenza che è il voler bene, la bontà è fare concretamente il bene. Padre Cantalamessa ci diceva che prima della beneficenza c'è la benevolenza. Io posso fare anche del bene senza voler bene, versione quando a volte si danno le monete ai poveri tanto per toglierseli dai piedi. Senza benevolenza non c'è vera beneficenza. Quindi oggi vediamo questa seconda parte, l'amore che si comunica, quando scegli ciò che è davvero buono, possiamo dire. Perché in fondo Dio è buono? Perché vedete, tutto ciò che dice e fa è davvero buono. Pensate alla creazione, Dio disse, luce fu, vide che era cosa buona. Quindi tutto ciò che dice e fa è davvero buono. E questa è una cosa molto profonda, perché al negativo vuol dire che è assenza di cattiveria. Cos'è la cattiveria? Ogni azione cattiva che fa del male. Pensate alla chiacchiera, all'offesa, agli scherzi brutti, alle calunnie, ai maltrattamenti. Quindi la cattiveria è proprio l'azione cattiva in sé. La bontà è assenza di cattiveria ed è questo dono di sé per il vero bene dell'altro. Quando gioisci per il bene che fai e lo senti come tuo. Parlando di bontà, proprio di amore che si comunica, parliamo di qualcosa che è molto concreto. Penso a tante coppie che vivono il problema del non ci amiamo più. Tante volte, sapete questo che cosa è invece? Non sentiamo più l'amore l'uno dell'altro, non ci stiamo comunicando più amore con i gesti, con le parole, con i momenti vissuti insieme. Quindi è qualcosa di molto concreto, comunicarsi l'amore. Ma è ancora più profondo, perché vuol dire fare ciò che è davvero buono per l'altro. Allora, per capirlo bene, dobbiamo capire ciò che non è la bontà e andare in una chiave proprio esistenziale. Penso che questo possa servire a tanti di noi, perché a volte confondiamo un po' che cosa sia la bontà. Vi dico quattro cose
Vi chiedo lo sforzo di provare a seguirmi, ma penso che una luce è bella per la nostra vita. Cosa non è la bontà? Quattro parole. La bontà non è buonismo, la bontà non è un egoismo larvato, la bontà non è altruismo e la bontà non è perdonismo. Dici, che è sta roba qua, Fru, 6:30, tranquilli, è facile, è giusto per l'antitolo, insomma. Allora, prima di tutto, la bontà non è buonismo. Che vuol dire? La bontà non è quella sorta di dire sempre sì, quell'assenza totale di spina dorsale che ti porta a non saper dire un no, a non saper mettere delle regole, a non saperti tirar fuori dalle situazioni che non vanno. Quel buonismo, quella sorta di così bontà melliflua che non sa dire il no a tempo debito. Ditemi, un padre che non mette delle regole a un figlio può dirsi un buon padre? Certo, oltre alle regole ci vorrà anche che incoraggi quel figlio a sviluppare la sua libertà, no? La sua responsabilità. Oggi vanno di moda. Se qualche decennio fa c'erano di moda i genitori che, quando si andava a scuola e l'insegnante rimproverava il figlio, spero davanti a loro, nel senso che almeno c'era un dialogo adulto anche per il figlio, c'era la versione, mo a casa c'è il resto. Ok, ora c'è un'altra versione, cioè i genitori che arrivano già in difesa del figlio senza neanche ascoltare l'insegnante. Micidiale. Si può dire bontà, un buonismo così? No. Vi racconto una storia forte, però ci fa riflettere e apre a tanti punti che non tocco, poi ognuno con il suo cammino. Zona popolare di Napoli, due mamme alle prese con due figli tossicodipendenti, una una figlia, una un figlio. Quella con la figlia ancora nella droga diceva, mia figlia, io glielo dico sempre, gli dico di smetterla, di finirla, però non riesco a convincerla. Ma tua figlia dov'è? È qui a casa. Ma tu che fai? Gli do un minimo di soldi perché non so che cosa farebbe. Più che darle da mangiare, però glielo dico. La mamma del figlio, guarda, mio figlio ce l'ha fatta, grazie a Dio, uscirne. E l'altra, e tu come hai fatto? Io ho detto a mio figlio, guarda, se continui trovi la porta chiusa. Mio figlio è andato avanti, dopo avergli chiuso tutti i rubinetti, un giorno è arrivato e ha trovato la serratura cambiata. Ha iniziato a picchiare alla porta, a gridare. Io avevo il cuore a pezzi, gli ho detto, tu torni qua solo quando ti vorrei far aiutare. Mio figlio è finito sotto i ponti. Io avevo il cuore a pezzi, ma sapevo che era l'unica strada per poterlo recuperare. Dopo 4 mesi è ritornato e ha detto, mamma, io non ce la faccio più, portami in una comunità. Cosa vuol dire bontà? E a questo punto ci potremmo fare tante domande, ma non ci entro. Cosa vuol dire bontà verso, non so, un marito alcolista? Cosa vuol dire bontà nel senso amore adulto verso una persona, un amico, un conoscente che capisci che è implicato in situazioni losche? Cosa vuol dire bontà sul serio? Secondo punto, la bontà non è egoismo larvato. Noi a volte facciamo ciò che ci fa sentire buoni. No, la bontà è relazionale, è ciò che è davvero buono. Io posso fare delle cose per sentirmi buono, ma che non sono il vero bene. O peggio ancora, posso fare delle cose o non farle perché chi mi sta davanti pensi che io sia buono. I profeti dell'Antico Testamento direbbero accarezzi le orecchie, non rimproveri mai, dici sempre cose belle, quello che gli altri si vogliono sentir dire, così mai nessuno ti criticherà. Ma si può dire bontà una cosa del genere? La bontà, ancora miei cari, non è egoismo larvato, abbiamo detto, e non è neanche altruismo. Dici come? Cosa intendo? L'altruismo intendo quella forma di pensare sempre all'altro, dimenticandoti anche del tuo vero bene. E questa forma di pensare all'altro in un modo disordinato, magari l'altra persona non gli interessa nulla, non fa un passo in avanti, tu ti dimentichi anche del tuo bene e sai perché ti rendi conto che non va? Perché arrivi a perdere la pace. Quando quella relazione, qualsiasi essa sia, finisce, tu dici, ma che ho fatto? Ma perché non mi sono fermato prima? Sapete, ci sono dei fidanzamenti in versione Croce Rossina, cioè dove tu ti imbarchi in delle storie assurde che sai che non vanno a parare da nessuna parte, ma tu sei la salvatrice della patria e chissà che cosa riuscirai a fare, quando palesemente all'altro non gliene frega assolutamente nulla. Capite? C'è il bene, la bontà, e volere il vero bene dell'altro senza perdere di vista il proprio bene. Il Signore ci ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso. Bravi. Ultimo punto. La bontà non è perdonismo. Sapete cos'è il perdonismo? Tu fai quello che vuoi, tanto io ti devo sempre perdonare, cioè non ti so richiamare alla verità delle cose, non so riprenderti quando serve
è un lasciare sempre correre. Vi siete mai sentiti dire, ma come, tu dici così, ma tu devi perdonare, tu sei cristiano. Certo, io voglio perdonare perché sperimento il perdono di Dio nella mia vita, quindi avere un cuore libero, ma questo non significa che io non sappia richiamarti anche alla tua responsabilità, che non sappia fare dei passi per cercare di aiutarti a crescere. La bontà vera non è perdonismo. Vi racconto una storia con la quale concludo, che racchiude tutto. Qualche anno fa ci fu un caso, se non ricordo male, di una ragazza che uccise la mamma e il fratellino insieme al fidanzato. Quando il papà capì che era stata la figlia, sapete cosa disse a sua figlia? Tu devi andare, ti devi denunciare e devi dire cosa hai fatto. Se non lo fai tu, lo farò io. Tu fallo e stai tranquilla, io ti starò sempre vicino. E questo papà, dopo che la figlia si denunciò, dopo che andava a trovare la moglie al cimitero a pregare per lei, quando lo facevano entrare andava in carcere a trovare sua figlia. Le è stato sempre vicino, ma non ha rinunciato ad aiutarla a prendersi le sue responsabilità. Capite, miei cari, essere buoni vuol dire saper scegliere sempre ciò che è buono, volendo sempre bene all'altro, ma è qualcosa di grande essere buoni davvero, non sentirmi buono. Allora chiediamo a Dio la grazia che possa davvero renderci tutti veramente buoni, cioè saper scegliere sempre ciò che è il vero bene.